In considerazione le problematiche esposte in premessa compatibilmente con le risorse della finanza pubblica. Con riformulazione il numero 17 Scotto e altri con eliminazione del capoverso, quindi favorevole alla sarebbe, il secondo capoverso. Contrario all'ordine del giorno 18 Pili. Favorevole all'ordine del giorno 19 Taricco e altri. Bene, Grazie, grazie. Allora, adesso cominciamo con gli ordini del giorno. C'è una riformulazione al numero 1 da Dona. Accetta la riformulazione? No, lo mettiamo in votazione. Dichiaro aperta la votazione. Il parere chiaramente è contrario. Pannarale. Allora, Rabino. Bene. Tutti hanno votato? No, Marazziti. Bene, la votazione è chiusa. Favorevoli 93, contrari 264, la Camera respinge. Ordine del giorno 2, Maestri, il parere è contrario, lo mettiamo in votazione. Dichiaro aperta la votazione. Quintarelli, Albanella, Arlotti, va bene, ci siamo. La votazione è chiusa. Favorevoli 95, contrari 269, la Camera respinge. Siamo al 3. Matarrelli, il parere è contrario. Lo mettiamo in votazione. Mi date un cenno? Sì. Votazione aperta. Bene. Zardini. Fatto tutto. Bene, la votazione è chiusa. Favorevoli 93, contrari 270, la Camera respinge. Siamo al 4. Pranger, il parere è contrario. Lo mettiamo in votazione. Dichiaro aperta la votazione. Guidesi, Zardini, ci siamo? No, Guidesi. Data, bene, la votazione è chiusa. Favorevoli 1, contrari 266, la Camera respinge. Allora, adesso siamo al 5. Marzano, il parere è favorevole. Andiamo avanti. 6, Carrescia, il parere è favorevole. Vado avanti. 7, Vargiu, il parere è contrario. Lo metto in votazione, deputato. Chiede di parlare, prego.
Grazie Presidente. L'ordine del giorno in realtà dice una cosa che dovrebbe essere tenuta in considerazione dal Governo nelle sue riflessioni sulla identificazione dell'età dei minori, perché è vero quello che hanno sostenuto in quest'Aula alcuni colleghi parlamentari, che oggi non esiste un metodo certificato per l'identificazione della minore età. Però è altrettanto vero che esistono nella comunità scientifica internazionale una serie di protocolli che sono utilizzati con costanza laddove la minore età debba essere identificata, che prevedano gli esami di accertamento radiologico. Tra questi in particolar modo l'esame ortopantomografico e quello del polso. L'idea è che oggi questi esami non vengono utilizzati perché si ritiene che l'esposizione a energie radianti possa essere una esposizione senza giustificato motivo. Ora, il tema è che la quantità di esposizione a energie radianti che avviene per una ortopantomografia è pari a quella di un volo in aereo da Cagliari a Roma, mentre l'effetto negativo della